Bene, bene, adesso iniziamo questa diretta. Mettiamolo anche su. Eccoci qua. Allora, eccoci qua in diretta sul lunedì 8 giugno. Eccoci qua, quali sono le notizie fondamentali dei giornali? Partiamo dal Corriere della Sera, perché tutti quanti i giornali oggi iniziano con notizie, diciamo, diverse. Non si può dire che ci sia oggi il giornale unico del virus, perché il virus ormai se lo sono dimenticati. Non c'è neanche un giornale unico dei titoli, perché il Corriere della Sera oggi titola Migranti, quote europee. Lettere Italia, Spagna e altri paesi avrebbero scritto, non so poi bene a chi, per dire non dobbiamo stare attenti a come redistribuire l'Europa. Una delle cose che si è capita è che gli accordi di Malta non sono serviti a nulla, ma comunque c'è stato il Covid e quello che è successo, come si vede molto male nei grafici del Corriere della Sera di pagina 3, è che gli sbarchi fantasma, cioè dei barchini, sono aumentati del 300-400%. Quello che si vede molto male sul Corriere della Sera, perché c'è un'intervista soltanto di 30 righe, 40 righe al sindaco indignato contro le proteste che ci sono a Lampedusa, cioè incendi di barchini, violata la porta dell'Europa e tutte queste robe qua, quello che non si capisce è che lì non sono quattro facinorosi, lì c'è la disperazione di un'isola in cui continuano gli sbarchi e in cui non c'è lavoro. Che questa sia l'unica piazza che noi non raccontiamo è favoloso. Ripartono le ONG perché c'è Sea-Watch nel mare e sostanzialmente il Corriere della Sera fa un pezzo sul nuovo problema che ci sarà. Ma il tema della giornata che a me mi ha fatto più divertire, ve lo devo dire, è Burioni! Avete presente? Burioni non è un pallone gonfiato, è più di un pallone gonfiato, lo vedete nella faccia, è il vostro vicino di banco a scuola, due vicini di banco avete a scuola, una è quello là del Fatto Quotidiano che gli rubavano la merendina, com'è che si chiama? Quello che, insomma, il critico del Fatto Quotidiano, quello a cui, ma non mi ricordo il nome, vabbè, il critico del Fatto Quotidiano, quello che gli hanno rubato la merendina, qua nessuno che mi aiuta dei miei amici, eccoci finalmente a fare considerazioni serie, no? Queste non erano serie, erano le solite minchiate che dico. La seconda tipologia del vostro compagno di scuola, quando ancora non c'era il plexiglass nelle scuole, è il compagno che sa tutto lui, il fenomeno, quello che c'è il Fantic 50, quello che avete presente la testa di minchia del vostro compagno di scuola che vorreste prendere a calcio in sedere, ma non potete perché è nato bene, è amico dei professori e forse ed è il secchione protetto da tutti. Burioni. Burioni è quella roba lì. Io voglio dire, riporto tutto alla scuola elementare, anzi all'asilo Mariuccia, perché quando io oggi leggo Burioni sul Corriere della Sera, che piagnucola! Ma come sono stato attaccato! Ma le mie consulenze sono normali. Pensate che le consulenze che gli l'attacco dell'Espresso è che l'Espresso facendo il suo lavoro, bravo! Fittipaldi, bravo Fittipaldi, giornalista dell'Espresso, dice che non so, la Ferrari gli ha dato 30.000 euro a Burioni. Questo è il paese in cui, come dice benissimo Lenzi, tutti quanti si indignano perché il giocatore, chi è Higuaín, si fa fare una foto con una sua nuova Lamborghini fatta tutta in Italia, grazie a operai italiani, a manodopera italiana, rispende i suoi soldi che guadagna comprandosi una Lamborghini e tutti si arrabbiano. Invece, se Burioni, che ci ha fatto una testa così dicendo che non sapeva nulla, beh, se ci fa una testa così e si fa la consulenza con la Ferrari, cioè si porta i soldi a casa, nessuno si può indignare perché lesa maestà. Questo è il mondo, cioè il calciatore non può redistribuire il suo reddito comprandosi una Lamborghini, mentre invece Burioni può farsi pagare dalla Lamborghini o dalla Ferrari perché ha spiegato al mondo cose che non sapeva. Perché l'altra cosa fondamentale è io presenzialista, è soltanto una bufala. Che Burioni sia presenzialista è una bufala! Io faccio televisione, lui fa il virologo. Non mi permetto di dire che lui possa non capire le cose della virologia, ma per uno che fa televisione come me, sentirsi dire che è una bufala, che Burioni sia presenzialista, è una fake news. E i giornalisti ridono, dicono, l'osservatorio. Ma quale osservatorio? Ma uno che va 4, 5 o 6 volte, non me lo ricordo, di fila, ospite da Fazio, in prima serata. Non si definisce un presenzialista? Caro Burioni, cos'è un presenzialista se non uno che va in televisione? Noi siamo presenzialisti, siamo pagati per stare in televisione, ben pagati, fortunati per stare in televisione tutti i giorni o tutte le settimane.
Ma tu, che non sei pagato per quello e ti presenti tutte le settimane in un appuntamento fisso, non sei presenzialista. Io spero che tu i virus li conosca un pochino meglio della televisione, anzi la televisione la conosci bene, visto che ti pagava ogni volta che ti presentavi. Tutti noi contribuenti pagavamo burioni, cioè anche voi Novax, che io non sopporto i Novax, va bene? Io non li sopporto, ma anche i Novax dovevano pagare burioni che con quell'aria là gli faceva la lezioncina. Sono io, ho un pregiudizio nei confronti di burioni, ma per carità, io non ho nessun pregiudizio, anzi io penso che la scienza sia fondamentale, è l'arroganza che è insopportabile degli scienziati, perché l'arroganza degli scienziati non fa fare un passo avanti alla scienza, ma li fa fare indietro. Il fatto che loro vivano in questa torre d'avorio, per cui se loro prendono le consulenze, beh, è giusto che i professionisti siano pagati 30.000 euro, e se loro vanno in televisione qualche volta, io non sono un presenzialista, beh, insomma, è tutto così, io penso che siano giusto le consulenze, se è giusto andare in televisione, non me ne fotte assolutamente nulla, ma è il tono che dà il senso dello spartito di Burioni. E oggi devo dire, Odi Freddi sulla stampa, toc toc, Burioni, leggi di Odi Freddi oggi sulla stampa, dice una cosa molto semplice, la compagnia dei medici mediatici, e cita Burioni, che il 2 febbraio ha detto che l'Italia era a rischio zero. Io penso che magari avesse anche ragione lui, che ne so, io non voglio neanche entrare, però Odi Freddi mette in fila tutti, se la prende con Burioni, se la prende con Zangrillo. Io non sono d'accordo, per esempio, che lui se la prende con Zangrillo, che è venuto alla mia trasmissione e ha detto quando l'epidemia, ieri ci sono stati 197 casi, dice che è clinicamente morta, ha perfettamente, dal mio punto di vista empirico, ragione. Ma non voglio entrare nel merito della polemica, dico soltanto che ci hanno sfasciato le balle. Io vi invito a leggere oggi il pezzo di Ilaria Capua, una donna che era anche partita bene, io l'ho difesa in tutti i modi le ingiustizie giudiziarie che ha subito Ilaria Capua, ma non posso difendere l'articolo oggi di Ilaria Capua in cui non si capisce un H e dice giovani, e poi ma perché io mi devo sentire la virologa o l'esperta scienziata che mi dice di bisogna fare leva su un patto intergenerazionale, me lo devi spiegare a te per il virus che si deve fare leva sul patto intergenerazionale, questi sono completamente per colpa nostra, vi devo confessare una cosa. Anche noi abbiamo cercato di invitare all'inizio delle trasmissioni Burioni, ve lo devo dire, anche noi l'abbiamo fatto, anche noi di Quarta Repubblica abbiamo cercato di invitare Burioni, però non l'abbiamo alla fine invitato perché la nostra produzione non si è messa d'accordo con le segreterie di Burioni sui soldi, cioè volevano più soldi di quelli che noi potevamo dare, evidentemente, perché immagino, io non faccio le trattative, perché noi non paghiamo ovviamente gli scienziati, i tanti che sono venuti da noi, Zangrillo, Di Perri, professor Di Perri, uno che sta sugli ospedali, che sta là a combattere, ma figuratevi un po' voi se quelli ci chiedevano soldi. Io non so se Burioni sia un incompetente come dice qualcuno di voi, anzi penso di no, penso soltanto che sia un arrogante, e l'arroganza purtroppo rovina anche la competenza, solo questo mi permetto di dire, ma comunque chi se ne frega, dai, io spero proprio che abbiano ragione quegli scienziati che non sanno nulla, come diceva oggi Odi Freddi, e ci hanno confuso tutti, che ci dicono che scomparirà il virus, io non lo so, alzo le mani, sentiamo gli scienziati, anzi leggiamoli meglio. L'altra cosa, certo che se leggi l'intervista di Burioni oggi ti viene proprio diciamo il buon umore di prima mattina. Pane Bianco, bellissimo il pezzo di Pane Bianco oggi, che ci dice mai scomparsi i nemici del mercato e della libera impresa, straordinario pezzo, dice adesso con lo scuso della pandemia ci vuole più Stato, ci vogliono più tasse, ci vuole più ingresso del... e cita Cottarelli e Prodi come due esempi. Il pezzo di Pane Bianco è bellissimo, dice che ci sono i consapevoli e gli inconsapevoli nel voler chiedere più Stato, e dice guardate che quando c'è più Stato c'è meno libertà, quando c'è Stato nell'economia, quella frase famosa, se lo Stato controlla le cartiere, controlla anche la libertà di stampa, mettetevela in testa, dice il nostro amico liberale Pane Bianco numero uno, dimentica che parte di queste responsabilità di ingresso dello Stato nell'economia ce l'ha anche il suo giornale, ma io capisco perfettamente, pensate voi io quante minchiate scrivo sul giornale, che altre cose scrive il giornale, cioè la bellezza dei giornali è anche la polifonia, lui cita Prodi e Cottarelli e dimentica Giavazzi, che improvvisamente è diventato uno di quelli che ci ha spiegato che lo Stato può entrare in alcune imprese, mi sembra nella Fiat fosse il caso, Dio ce ne scampi. Lite sugli stati generali, questo ormai la sapete, gli stati generali, quelli che tolsero la testa a Luigi XVI, non la toglieranno a Conte, secondo i sondaggi sta perdendo moltissimo consenso, secondo i sondaggi, non secondo i giornali diciamo dell'opposizione o quelli favorevoli, ma la cosa stupenda è che l'unica cosa su cui si sono messi d'accordo, sapete cos'è? E mi ricorda veramente gli stati generali, l'Ottocento, le brioche, sapete l'unica cosa su cui sono d'accordo PD, Movimento 5 Stelle, riguardo agli stati generali,
farla a Villa Doria Pamphili, farla a Villa Doria Pamphili. Questo è l'unico accordo che hanno, quanti giorni dura, quanto farla partire, chi invitare, chi non invitare. Poi vedo che devono invitare questi geni, queste grandi intelligenze. Renzo Piano, io spero che non sia Renzo Piano quello a cui affidiamo la ripresa di questo paese, perché io gli farei fare un ponte, magari un po' più bello di quello velocemente, architettonicamente disegnato a Genova, però certamente un grandissimo architetto. Fuxas, noi dovremmo avere come intelligenze che spiegano a voi disoccupati come cambiare la vita con Fuxas e Piano, un senatore che non è manco venuto, è venuto 3 volte, tanto era onorato nel nostro Parlamento, e Fuxas uno che manda a fanculo tutti quelli che non siano di quella sinistra radicale che è lui. E poi c'è il grandissimo, immancabile Farinetti, che è una cosa fatta giusta nel mondo, e cioè bella nella vita, e cioè vendere le sue aziende a miliardi di euro e diventare ricco come Creso, e io lo adoro Farinetti perché è un uomo ricco, straricco, e che ci fa la morale sul fatto che dovremmo fare la tassa sul come quella di Amato, scritto in un'intervista al Fatto. Cioè la ipotesi di Farinetti, di un uomo ricco per meriti suoi e della sua famiglia quando vendette l'elettronica, e oggi con questa straordinaria operazione di Italy. Bene, questo signore ricco ci ha spiegato che l'8 per 1000 di Amato è una buona idea, e si è lamentato che io l'ho un po' sfottuto su questa cosa, però vorrei mantenere la libertà di poter dire che un imprenditore, nonostante sia ricco e di successo come Farinetti, qualche volta dice delle cazzate, come spesso le dico anch'io, tutti le diciamo, ma quando uno mi dice che l'8 per 1000 o quella tassazione lì è una cosa neanche da citare in un articolo, beh, insomma, io direi che sono ben contento di essere dall'altra parte. Le sardine sono in piazza e sono tutte là che vogliono, come si dice, ci spiega Alessandro Trocino, adesso non so bene, sul Corriere della Sera, io ho cercato di leggere la cronaca, e mentre leggevo la cronaca dicevo: dopo aver contribuito alla sconfitta della Lega in Emilia Romagna, può essere, e devo dire che questa cronaca che fa Trocino sul Corriere della Sera è giusta, perché tutti attribuiscono alle sardine questa capacità di sconfiggere in Emilia Romagna la cosa, e aver, questo è il pezzo di cronaca sulle sardine che ritornano in piazza, e aver immesso nell'aria inquinata della politica un'iniezione di ossigeno e buonsenso. Allora, io Trocino, se, voglio dire, io sono la persona più partigiana del mondo, sono perfettamente d'accordo, ma ci ho scritto qua: Porro è un liberista di destra, non sono un fighetto, sono un liberista di destra, e non fingo di essere una cosa diversa rispetto a quello che sono. Sono come Pane Bianco oggi, mi fanno orrore quelli che vogliono che lo Stato entri nell'economia, no? Voglio meno tasse, voglio più libertà. Cioè, c'ho delle, l'etichetta è porro, ma quando tu vedi il Corriere della Sera che mi spiega che le sardine, aver immesso nell'aria inquinata della politica un'iniezione di ossigeno e di buonsenso, e questo secondo me è sbagliato, perché non è un pezzo di cronaca, questa è un'opinione, e l'opinione è quella degli sporchi, orrendi personaggi come siamo noi, come posso essere io, come può essere qualcuno. Ma se tu mi fai un pezzo di cronaca su questo lato, io non credo, caro Alessandro Trocino, che tu sarai in grado di poter dire una cosa che era evidente a tutti, e cioè che la manifestazione a Piazza del Popolo delle Sardine era un assembramento, parola orribile, fascista, che io non condivido, per non la condivido proprio applicata alla gente in piazza, era un assembramento altrettanto pericoloso di quello che hanno fatto i fascisti dell'altro giorno, violenti, il centrodestra dell'altro giorno, non violento, e gli albergatori e i ristoratori a Milano, non violenti e distanziati. No, perché se uno mi dice che loro hanno immesso buonsenso e ossigeno nell'area viziata della politica, non credo più alla cronaca, e non credo neanche più al fatto che loro si possano criticare per un atteggiamento che oggi è considerato biasimevole, cioè quello di stare uno vicino all'altro. Io non criticherò mai nessuno perché sta uno vicino all'altro, con 191 contagi, di cui ieri 191, di cui ieri 30 sono soltanto al San Raffaele di Roma, ospedale che è sotto controllo. Battaglia su Repubblica dice la cosa vera, cioè che questi si inginocchiano col pugno così non tanto per Floyd, non solo per Floyd, ma anche per lo Ius Sori. Complimenti, mi sembra veramente, come direbbe Trocino, una intuizione che dà ossigeno e buonsenso alla politica, se non che lo Ius Sori e la richiesta di Ius Sori, ci sono alcuni partiti, Renzi, ma anche la sinistra, che l'hanno questo ossigeno e questo buonsenso dello Ius Sori, se lo definiamo così, l'avevano proposto anche loro. Però se lo propongono Renzi e Leu, non è ossigeno e buonsenso, c'è bisogno di Santori, quelle sardine là, per avere buonsenso. Io dico che siamo completamente tutti
pieni di buon senso, verrebbe da dire. Poi, stupendo, io devo dire che sono diventato una fan di Valentina Conte. E voi dite, chi è Valentina Conte? Valentina Conte è una giornalista di Repubblica. Perché sono diventato una fan? Non la conosco, come non conosco Trocci. Io non conosco giornalisti e ovviamente la cosa è ricambiata, perché sennò, voglio dire, un deficiente come me che si permette a dare giudizi su tutti deve essere odiato dalla sua categoria. Ma questa Valentina Conti io l'apprezzo, non so, magari era comunista con la kefia, non lo so, ma sono due settimane che racconta uno spaccato della realtà, cioè quella dei cassi integrati che non hanno ricevuto la cassa integrazione, che secondo me non fa nessun altro, non lo fa il mio giornale, il giornale, non lo fa la mia trasmissione Quarta Repubblica, brava, ha fatto un pezzo bello oggi su Repubblica, in cui, che ha anche scelto una linea editoriale evidentemente diversa, perché titola sul milione e mezzo di persone che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. Non è che dice il numero a cazzo, come potrei fare io, adesso scherzo, cerco di non farlo, ma perché ha scovato, e all'interno del pezzo c'è scritto, un documento interno dell'INPS che non è reso pubblico, che dimostrerebbe, mettendo tutti i caveat che mette Valentina Conte, ci possono essere i doppioni, ci possono essere gli errori, quello che volete, dimostrerebbe che ci sono 1.400.000 su 8,4 milioni di potenziali cassi integrati, 1.400.000 che non sono stati processati dall'INPS, non 400.000 come dice l'INPS nelle sue pagine pubbliche, 1.400.000, tutti zitti e muti, tranne Repubblica e Valentina Conte. Perché Valentina Conte, insisto? Perché poi giri la pagina e vedi Francesco Bei, suo collega, uno di quelli giustizialisti, me lo ricordo ancora quanto godeva quando io fui intercettato sul caso Marcegaglia, Francesco Bei, quindi c'è un fatto personale nei confronti di tutti questi fenomeni dei giornalisti giudiziari, non so che cosa facesse lui all'epoca, tutti questi fenomeni che ce l'ho in tutti i giornali, ce l'ho uno per uno, no? Quelli amici di Cascini, di Palamara, e non lui, per carità, sennò qua mi becco una querela, perché ormai essere querelabile se sei amico di Cascini, di Palamara, all'epoca era un vanto, però dopo questa parentesi enorme, Francesco Bei oggi dovrebbe parlare prima dei pezzi con Valentina Conte, perché una domanda doveva fare a Tridico, ma quel documento che parla degli, si chiamano, e adesso ve lo dico esattamente così non commetto errore, il documento di cui parla la Conte, dove è finito? Perché non ce lo rendete pubblico? Perché noi diciamo in una pagina prima 1.500.000 e poi nella pagina dopo Bei crede ai 420.000 di zitto e muto di Tridico? Guardate che io capisco perfettamente gli ingaggi con questi, non è che gli puoi fare proprio le domande a schiena dritta, ma tra la schiena dritta e la schiena della pagina prima con Valentina Conte che mi spiega 1.500.000 ci passa il mare, io penso. Però insomma Francesco Bei sarà gerarchicamente uno che potrà dire quello che gli pare e anche non occuparsi degli SR41, leggere Conte per capire cosa sono. Michele, ma basta lamentarsi dell'audio, alzate il volume, io sono uno che con l'audio, adesso ve lo faccio vedere, lo vedete questo qua? Lo vedete? Questo si chiama Yeti Nano, comprato su Amazon. Allora, sto cavolo di Yeti Nano l'ho collegato con l'iPad, non so che cosa dire, ma io ho visto, tutti quanti voi mi hanno detto prova eccetera, fai così, faccio così sopra lo Yeti Nano, mi sentite? Evidentemente ho pure cambiato l'iPad per far sentire bene, non ci riesco, è frustrante. Fontana divide Sallusti e Travaglio, il motivo è molto semplice, Fontana ha una moglie che è il 10% di una grande azienda tessile che tutti conosciamo in Lombardia, che si chiama Paul & Char, che mi sembra che sia questo il nome, insomma la conoscete, e questa azienda tessile ha dato alla regione Lombardia 513, dice il fatto, 315.000 euro di camici, però lo ha dato gratuitamente. Il fatto dice, lo ha dato gratuitamente perché iniziavano il 22 maggio, li ha dati ad aprile, e il 22 maggio il report ci stava sopra, allora dice, e poi perché c'era il report li ha dati gratuitamente, mentre invece quello che dice Sallusti e quello che io credo al 100% conoscendo Fontana e la sua famiglia è che questi li hanno dato gratuitamente, ma il fatto che ci sia una società partecipata al 10% dalla moglie di Fontana e quella società abbia regalato dei camici alla regione Lombardia guidata da Fontana, per questi qua, che per il quale è vige il diktat da Vigo, sono dei criminali, ma neanche da fare processo, da mettere in galera subito perché sono dei criminali. Benissimo, io resterò sempre dell'avviso che se uno regala i camici alla regione Lombardia, chiusa la partita e non rompete le palle, ma comunque la cosa va avanti. Ma questo poi è il paese, come ci spiega Nino Materi, in cui l'ultimo giorno di scuola, cioè oggi, l'8, si fa, i mail hanno già finita, quindi oggi che giorno è? Oggi è l'8, sì. L'ultimo giorno di scuola i professori fanno sciopero!
fanno sciopero! E tra l'altro hanno detto una balla! Gli stessi professori di questi fantastici sindacati che ci saranno a Villa Doria Pamphili per capire dove va l'Italia, noi abbiamo i sindacati che hanno permesso che l'ultimo giorno di scuola, non andando noi a scuola, si faccia sciopero! E per cosa? Per i concorsi, per i precari, per tutte ragioni favolose! Ma se uno, si alzasse e dicesse, ma brutti cornuti, ma forse fare sciopero perché abbiamo un ministro che ha previsto che si riprenda a settembre con le mascherine e le celle di Plexigas, non lo troviamo, no, soltanto per questioncine interne, precari, non precari, perfetto, continuiamo così. Sapete che succederà? Succederà quella cosa semplice, facile, che dice Moni Alfieri, la nostra amica suora, tutte le volte: moriranno le scuole paritarie e i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, le disuguaglianze con questo sistema aumenteranno, che è quello che alla sinistra evidentemente piace. Salvini alla Stampa dice che vuole le elezioni a ottobre, ciao core, figurati se mai gli permetteranno di fare le elezioni a ottobre. Mi stupisce oggi il cavaliere Berlusconi che ci dice sì al referendum sulla riduzione dei parlamentari e poi dice solo concessione alla demagogia grillina. Eh no, caro cavaliere, io ti voglio bene, ma bene, benissimo, ti tengo su una specie di piedistallo, però io questa cosa non la riesco bene a capire. Se noi riduciamo i parlamentari solo per la demagogia grillina, beh, allora diciamo che è demagogia grillina e votiamo contro questo referendum di merda. Scusi, io lo dico con il massimo rispetto, ma se è demagogia grillina, che è proprio la punta dell'iceberg, meno stipendi, più regole, più galera, meno parlamentari, meno auto blu, tutte minchiate che loro hanno smentito nel giro di un anno di governo, e noi che facciamo? Andiamo al referendum e votiamo insieme ai grillini. Forse ho capito male, forse anzi sicuramente ho capito male quello che intende Berlusconi, quello capito che dice sì al fondo salva stati, e questa è la posizione tipica del centrodestra, Tajani, Europa, che capisce che, come tanti altri, diciamo, che possono arrivare dei soldi senza che a noi ci costino troppo, ma il posizionamento politico per me è veramente incredibile. È come vedere oggi, permettete, Berlusconi o i suoi parlamentari inginocchiati con le sardine a Piazza del Popolo, se ve li vedessi a Piazza del Popolo inginocchiati con le sardine direi, ragazzi, ma che cosa stiamo facendo? No, ma che cosa, dove è finito il centrodestra? Non lo so. Nel frattempo lui difende la candidatura di Fitto e di Caldoro alle regioni. Ultima cosa incredibile, Amadori sulla Verità, non perdetevelo, perché Cascini, nonostante nelle intercettazioni che ha pubblicato La Verità abbia chiesto un biglietto per la tribuna autorità per il figlio ventenne e abbia chiesto un favore per il fratello Francesco, e abbia avuto rapporti con Palamara incredibili, che è considerato l'uomo nero, ed è l'uomo nero della magistratura, cioè quello che decideva non in base al merito ma alle amicizie, alle correnti, le nomine, insomma, mi chiedo come sia possibile che Cascini possa dire ad Amadori di aver manipolato le chat. E dice Amadori, questa mi sembra fonte di possibile querela, una cosa di questo tipo. Io devo dire che con Amadori, molto preciso sulle carte, sono spesso comunque d'accordo. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento questa sera a Quarta Repubblica, parleremo di economia e parleremo di queste casse integrazioni che non arrivano e di un paese che sembra occuparsi delle mascherine e non di come poter riempire i nostri frigoriferi. Ciao.